un parco intitolato alla memoria di Falcone e Borsellino. A 30 anni di distanza dalla strage di Capaci e Via D'Amelio, il Consiglio Comunale di Faenza ha approvato all'unanimità la proposta di intitolare un'area verde della città ai due giudici uccisi dalla mafia. E di conseguenza a Teresa Morvillo, agli agenti delle scorte e a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine e di tutte le persone al servizio dello Stato uccise dalla criminalità organizzata. Un parco per la legalità, un'idea nata da Insieme per Cambiare, a cui hanno collaborato tutte le forze politiche per dare vita ad un documento condiviso. Il Consiglio Comunale ha approvato questa mozione all'unanimità, una mozione che parte dalla presentazione da parte di un gruppo, poi è stata condivisa e lavorata da tutti gli altri gruppi consigliari e si è raggiunto appunto l'unanimità. Il motivo è che quest'anno ricorrono i 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio e l'esempio di vita e di impegno per la legalità e per la giustizia dei due giudici, Falcone e Borsellino, crediamo possa instillare nei giovani e in tutta la comunità esempi positivi nei confronti appunto della legalità. Ecco, adesso la procedura, diciamo, burocratica quale sarà? Il Consiglio ha dato un indirizzo fondamentalmente alla Commissione Toponomastica Comunale. La Commissione Toponomastica è quella che è chiamata, stante le proposte, a decidere sull'intitolazione degli spazi pubblici. Quindi ora la palla è alla Commissione Toponomastica, che dovrà individuare qual è l'area più idonea per questa installazione. Noi a Faenza abbiamo già due vie, la via Giovanni Falcone e la via Borsellino, che si trovano in zona autostrada. Abbiamo pensato però che un parco, un luogo vivo, vissuto, che possa ospitare anche momenti di formazione, prevenzione e cultura, possa essere la soluzione più idonea. L'idea è quella di realizzare appunto all'interno di questo parco anche delle iniziative. Ed è arrivata da questa mozione anche lo stimolo di lanciare un contest, definiamolo così, per la realizzazione di un'opera d'arte a tema della legalità. Un'iniziativa, mi pare di capire, rivolta soprattutto verso i giovani che Falcone e Borsellino non li hanno conosciuti. Sono trascorsi 30 anni, non è un tempo lungo, però la quotidianità, la frenesia del quotidiano rischia di farci dimenticare dei passaggi importanti della nostra storia e della nostra memoria storica. La volontà è quella di costruire come comunità una memoria storica condivisa che guardi appunto alla legalità e prenda esempi positivi di legalità. È per questo che l'esempio dei due giudici è fondamentale per costruire una comunità che guardi alla legalità come esempio. E sicuramente l'esempio dei due giudici nei confronti delle giovani generazioni, degli studenti, può essere un viatico, uno stimolo maggiore e un esempio di vita che fa comprendere qual è l'importanza di condurre una vita alla ricerca sempre della giustizia, della legalità e per il bene di tutti.